ma si doveva fare di più, non si poteva, era obbligatorio fare di più. E sono deluso da chi gioca meno e sono deluso da chi gioca di più quando è andato dentro, perché non ho visto l'entusiasmo che doveva avere i giocatori che giocano meno in campionato e non ho visto delle certezze in quelli che giocano di più in campionato. E invece si dovevano unire i due aspetti. Abbiamo fatto una partita scarica e deludente, e questo non è da grande squadra, non è una mentalità da grande squadra. Quando si va in campo in Europa si rappresenta una maglia che magari non ha vinto molto, ma è una maglia storica, e bisogna andarci in un altro tipo di atteggiamento e di mentalità. Quindi è una partita deludente sia per quelli che giocano meno sia per quelli che giocano di più. Io penso che se facciamo una partita di questo tipo abbiamo problemi enormi anche in Italia, no? È il tipo di partita e di atteggiamento che abbiamo avuto. Poi abbiamo trovato una buona squadra, è chiaro che contro una buona squadra la paghi in maniera anche più evidente se sbagli partita, se sbagli tipo di atteggiamento. Però penso che con l'atteggiamento di oggi, l'atteggiamento di una squadra che va in campo per lavoro e non per divertirsi e per divertire e con grandi motivazioni, i problemi vengono fuori anche in Italia, non solo in Europa. Ma sai, quella di Feyenoord la posso anche capire. Ti arriva una notizia e dopo pochi minuti ti spenge completamente gli entusiasmi, la voglia, la possibilità di arrivare a un obiettivo e ti può spengere la luce nella partita. Stasera lo capisco sinceramente un attimino meno. Non mi era piaciuto molto sinceramente neanche il primo tempo, perché a livello di qualità abbiamo fatto troppo poco. Siamo stati un po' più ordinati e quindi un po' più applicati, mentre nel secondo tempo ci siamo aperti completamente, abbiamo perso le distanze, abbiamo concesso un contropiede su contropiede a campo aperto a una squadra che ha delle accelerazioni importanti, e questo vuol dire non entrare dentro con un livello di applicazione sufficiente. Questo a volte può succedere, ma quello che non mi è veramente piaciuto e mi ha deluso fortemente è la mancanza di entusiasmo della squadra nella partita di stasera. Ma è chiaro che questo è un passaggio che questa squadra quest'anno non ha fatto. Questa squadra quest'anno si è focalizzata solo su una cosa e ha considerato accessorio tutto il resto, se non quasi noioso. Quindi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa tutti, nei messaggi abbiamo passato tutti, società, allenatore e tutto il resto. E un salto di mentalità è obbligatorio. È obbligatorio perché il percorso. Io sono arrivato a Napoli e mi ricordo uno dei primi giorni di ritiro che mi rimase fortemente nella testa una frase di Maggio. Parlando a un maggio, a un certo punto lui mi disse: sì, però mister, noi siamo arrivati a 24 punti dalla prima. 24 punti, ti rendi conto che non siamo competitivi. Quindi il primo obiettivo era quello di diventare competitivi in Italia. Abbiamo ridotto mano a mano, con tanto lavoro, questo gap che era impressionante. E in Italia siamo diventati competitivi. Però poi se un gruppo smette di crescere comincia a declinare e quindi si deve dare immediatamente dei nuovi obiettivi, e il nuovo obiettivo che si deve porre a questo gruppo è di diventare competitivo anche a livello europeo. Percorso difficile perché abbiamo sentito esponenti della squadra più forte d'Italia dire ci sono 5-6 realtà molto più forti di loro. E quindi figuratevi quanto sono più forti di noi, quindi è un percorso difficile, però una sfida da accettare e da fare. Che poi la faccia io un altro, questo è lo stesso, una sfida che devono accettare i giocatori, perché se non l'accettano questo gruppo ha iniziato il declino.